È il giorno più triste per l'Isola Verde dopo il sisma di lunedì scorso. Lutto cittadino in tutta Ischia per i funerali in corso delle due donne morte sotto i calcinacci e le macerie del sisma che ha squassato durante la notte di lunedì scorso la parte alta di Casamicciola. Una delle due vittime è Lina Balestrieri, ischitana, nata a Barano in questa casa che vedete dove ora abitano i familiari, era molto conosciuta in tutta l'isola per le tante attività svolte in ambito sociale. Per tutta l'intera giornata centinaia di persone hanno partecipato ad una veglia funebre di preghiera nella chiesa che frequentava Lina Balestrieri ad Ischia Porto. Aveva anche accolto figli diversamente abili nella sua famiglia già numerosa, una donna che si donava continuamente per il bene della nostra gente, sentiva forte il desiderio di spendersi per i più deboli, i più fragili. Le indagini intanto continuano con il sequestro di documenti al comune di Casamicciola e di sigilli apposti alla palazzina sbriciolatasi dove sono stati tratti in salvo i tre fratellini. Vertice in procura a Napoli dei magistrati che cercano di accelerare e stabilire se ci siano state responsabilità legate ad eventuali casi di abusivismo o nell'esecuzione dei lavori di consolidamento antisismico in strutture che poi hanno ceduto, come per la scuola Manzoni, inagibile ad 11 mesi dei lavori antisismici costati oltre €1 milioni. Sul fronte dell'assistenza sono circa 600 le persone che, non potendo rientrare nella propria abitazione, hanno chiesto la scorsa notte assistenza al sistema di protezione civile.